Ad un anno dall'avvio dei lavori si è concluso il restauro della statua equestre di Armando Diaz in via Caracciolo. È il settimo intervento realizzato nell'ambito del programma Monumentando, promosso dall'amministrazione comunale e realizzato dalla società Uno Outdoor, che prevede la riqualificazione di 27 monumenti cittadini. L'opera, che si presentava in pessimo stato di conservazione, è stata oggetto di interventi integrativi rispetto al progetto originario, che di concerto con la soprintendenza hanno riguardato, oltre al restauro delle superfici, anche lavori di consolidamento strutturale. Interventi sia di pulitura del manufatto, che ovviamente nel tempo aveva subito enormi danni dovuti non solo agli agenti atmosferici, ma nella parte bassa del basamento dovuta anche ad atti vandalici con i quali veniva deturpato da graffiti, e opere di natura strutturale perché in sommità si sono riscontrati distacchi delle lastre di marmo. Questo è un manufatto del 1936, costruito in calcio e struzzo armato, va rivestito con marmi dello spessore di 20 cm, nel tempo i ferri di armatura si erano ossidati e avevano spinto fuori tutti i marmi. Quindi è stato fatto un progetto integrativo che ovviamente è stato approvato in sovrintendenza e quindi si sono dovuti sospendere le opere, e poi sono stati fatti successivamente, dopo l'approvazione, tutte anche le opere di consolidamento. Siamo contenti perché è un metodo che ha funzionato al netto di qualcosa che si deve sempre perfezionare, quindi siamo soddisfatti perché Napoli, oltre ai grandi monumenti, alle grandi bellezze, c'è una serie di piccoli monumenti che erano ridotti e alcuni ancora sono ridotti in condizioni negative, quindi col contributo dei privati si può migliorare sempre di più la nostra città e portare la bellezza sempre di più in tutte le parti della nostra città. Il restauro del monumento Armando Diaz sarà seguito dal completamento degli interventi al Ponte di Chiaia, alla statua di San Gaetano e alle torri aragonesi in via Marina. Procederemo ancora con a breve anche con la riapertura del Ponte di Chiaia, diciamo i tre cantieri che abbiamo in questo momento in corso, e quindi il Ponte di Chiaia, poi anche la statua di San Gaetano e anche sulle torri aragonesi, dove si sta effettuando un grosso lavoro, vale a dire tutto il recupero anche dei luoghi storici, della prigionia, anche dei martiri del 799. L'appello dell'amministrazione comunale è al senso civico dei cittadini affinché abbiano cura e rispetto del proprio patrimonio monumentale. I monumenti non sono di un'istituzione o di un'altra, i monumenti sono innanzitutto della collettività, e averne cura è un dovere, è una prova, diciamo, per tramandare quelle che sono le opere testimoniali del nostro tempo. Dunque ogni volta che le istituzioni compiono uno sforzo economico, o in questo caso anche con l'ausilio dei privati, ma c'è un lavoro di tutte le istituzioni, soprintendenza, comune, così via, che hanno lavorato insieme, è importante che la collettività la senta propria, ne abbia cura. Non c'è miglior tutela che innanzitutto nel senso civico delle persone e nel rispetto del patrimonio monumentale.